Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Finalmente oggi la vostra gloria è tornata perché ho deciso di farmi una maschera ai capelli con un prodotto che utilizzo ogni tanto quando li voglio rinvigorire. Dato che ultimamente ne sto prendendo tanto cura, me ne sto prendendo tanta cura, visto che sto facendo comunque delle tinte ogni 2 mesi più o meno. Comunque la tinta va un po' a rovinare il capello. Io, per cercare di mantenerlo bello, oltre a spuntarlo più spesso ultimamente, sto anche facendo tante maschere il venerdì sera, il venerdì santo. Per chi non sa che cosa fosse il venerdì santo, cerco di starci più dietro con la mia amica. Ci facciamo adesso delle maschere ogni venerdì. Vi devo spiegare un po' di cose, perché la vostra gloria è un po', insomma, caduta nel trash, ok? Vi aggiornerò durante questo video perché mi avete fatto delle domande di vita a cui voglio rispondere, domande di ogni tipo a cui voglio rispondere. Quindi, prima di iniziare il video, vi ricordo che se non siete iscritti potete recuperare iscrivendovi al canale, mi fareste tanto tanto piacere, e continuare ovviamente a supportarmi anche sugli altri social, perché mi farebbe tanto piacere avere un riscontro da parte vostra e sapere che comunque quello che faccio vi piace e vi continua a piacere, al di là appunto del lavoro, dell'hobby, di quel che è, insomma. Se mi supportate, questo fa piacere a me in primis e all'algoritmo, perché tantissimi di voi comunque si perdono anche i contenuti, non tornano più in modo frequente sul canale, dato che io non sono più frequente sul canale e capita che i video vadano non so dove. Quindi direi di iniziare ad applicare la maschera e nel mentre vi racconto sprazzi di vita, perché mi avete inondato di domande su come va la tua vita, Gloria? Quindi sono qui per raccontarvela. Sedetevi, mettetevi comodi. Buon autunno, finalmente oggi ottobre. Tra l'altro è arrivato il freddo con ieri, che c'è stato un vento fortissimo e facevano 30 gradi all'ombra, adesso fanno meno 30 all'ombra. Quindi favorevole a questo, finalmente l'autunno è arrivato, posso mettere le mie felpe amatissime. Vado ad applicare la maschera. La maschera che vado ad applicare sui capelli, ovviamente voi il risultato prima e dopo non lo vedrete perché questo è un video per parlare con voi e nel mentre io mi faccio una maschera. Però comunque il risultato è sempre molto buono di questo tipo di maschere qua. Non è sponsorizzato né niente. Il prodotto in questione è questa maschera di pomelo, la Goji Gorgeous. Tra l'altro non sento più parlare di pomelo, però questa era una delle tante maschere che mi avevano inviato e mi è rimasta solo questa perché le ho usate tutte. E questa va utilizzata per 30 minuti nella parte delle lunghezze, le punte, e poi dopo appunto va fatto uno shampoo, il conditioner e il balsamo come al solito. Avendo già fatto la coda, penso che la stenderò proprio da qua in poi. E poi dopo li andrò ad arravugliare nel mentre vi parlo delle mie vicissitudini. E zitto. Ok, spazzolo i capelli e inizierei con il venerdì santo, perché appunto vi ho detto che vi devo raccontare una parte trash di Gloria. Io che giudico sempre, dico non lo guarderò mai, e invece ci sono caduta. Partiamo dal pre, ok? Partiamo dal pre. È capitato, io non so perché ogni volta che registro sudo tantissimo, mio Dio, c'è un caldo. In primavera è successo che la sera io mi stavo facendo i beati fatti miei, quando ad un certo momento la vostra Gloria non sapeva più che cosa guardare, ok? E in TV, verso la sera, stavano dando Uomini e Donne e per passare un po' il tempo mi sono messa a guardarlo, ok? Vi giuro, mi ha preso di brutto, tant'è che ho trovato dentro mia madre e la mia amica Martina, con la quale faccio questo venerdì santo da più di un anno a questa parte. Noi il venerdì è il nostro venerdì sacro, dove ci incontriamo, facciamo il nostro pigiama party, guardiamo cose, ok? Avevamo finito tutto da guardare e le ho detto: senti, guardiamo una puntata. Niente, da lì è stato amore a prima vista. Ci siamo viste cioè la parte finale prima dell'estate. E adesso che è iniziata settembre, vi giuro, appuntamento serale. Io e mia madre ce lo guardiamo e il venerdì guardiamo tutte le puntate per commentarle. E io non me l'aspettavo. Lo guardiamo in modo molto leggero, in realtà. Siamo dentro, ma siamo fuori. Lo guardiamo come esperimento sociale, tipo finestra sul mondo. E io non l'avevo mai visto prima d'ora, perché è sempre stato uno di quei programmi che alla TV non mi ispirava, un po' come so che sto dicendo. Un sacrilegio per molti di voi, però tipo C'è posta per te, Amici, cioè io proprio non sono da TV, ok? Non ho mai guardato queste cose, mai. Non mi sono neanche proprio mai appassionata. Adesso invece, perché evidentemente dopo i 30, 33 gli anni di Cristo ti viene voglia di guardare queste cose e mi sono, cioè ci siamo dentro, ma proprio dentro. Raga, ma di quelle cose che io voglio parlarne con voi, cioè puntata dopo puntata voglio, se qualcuno di voi lo guarda, voglio commentarlo. Ci sono delle cose che vorrei sapere la vostra opinione. Quindi
a parte questi venerdì santi, che facciamo? La mia vita prosegue bene, ci sono sempre nella vita momenti un po' così, però cerco di prenderli con l'aiuto anche di chi ho vicino, in modo un po' più leggero, un po' come prendiamo uomini e donne. Poi ho passato una bellissima estate, ci siamo goduti un posto vicino qua dove abito io, in mezzo alla natura e che affaccia proprio sul fiume. Ci siamo fatti il bagno come se fossimo al mare e sono stata anche al mare dopo diversi anni. La mia amica mi ha fatto un regalo per il compleanno e mi ha portato 3 giorni lì, sono stati bellissimi. Ci siamo divertite tantissimo, vi ho pubblicato anche qualcosina mentre ero lì. Ho cercato di quei 3 giorni di godermela senza farvi vedere troppo, perché comunque cioè ero al mare. Chi se ne frega, no, di vedere me al mare. E siamo qui, insomma, ci sono successe tante cose, ma tante cose che in realtà poi non erano importanti, quindi cercherò di portarmi quest'estate per l'inverno come una ricarica, ok? Perché mi sono davvero, davvero ricaricata energeticamente, mi serviva. Parlando di altro, io inizierei, faccio un'ultima stesura della maschera, guardate che belli lucidi. Io già sto utilizzando con la Marti l'Argan ogni venerdì, quindi i capelli sono di una morbidezza, ragazzi. L'ha trovato, non mi ricordo dove, in un posto, forse l'Action a 1 euro. Olio di Argan puro, senza profumi, infatti non sa di niente, ed è molto buono, molto leggero, non ingrassa i capelli, usiamo quello lì a palate proprio sui capelli. Vediamo mica che cade in giro tutto l'olio, non vorrei fare danno. Dai, amio. Perfetto. Allora, a partire dalla prima domanda che ho ricevuto nell'ultimo box di domande che vi ho fatto su IG, perché in realtà non vi ho fatto un box delle domande specifico, cioè non è che vi ho detto raga farò un video sul Q&A, scrivete qui sotto, no, però alcuni di voi mi hanno fatto delle domande in quel box. Partiamo dalla prima che ho ricevuto. Secondo te è possibile diventare qualcuno sui social e guadagnare a sufficienza? A questa domanda rispondo dicendo che è possibile diventare qualcuno, perché nonostante siano tempi in cui i social in generale sono esplosi e c'è veramente, cioè il mercato è saturo, però effettivamente il mercato è saturo, cioè nel senso, ma da sempre è saturo, quando qualcosa diventa passa da nicchia a popolare, quel mercato lì diventa saturo. Penso invece che nonostante questo sia vero, sia anche aumentata la richiesta di personaggi in quegli ambiti laddove prima ce n'erano uno o due, quindi più persone ci sono, più ovviamente il business gira. E ho notato che ci sono state tante crescite di tanti argomenti. Io ad esempio ultimamente passo più tempo su TikTok, devo essere onesta, è pieno di tuttologi, ma è anche pieno di personaggi simili tra loro, con la battuta simile, col modo di parlare simile, non c'è più identità ma c'è un flusso di cloni, ok? Perché il primo è diventato famoso facendo così e gli altri lo hanno seguito a ruota e quindi tutti si comportano come primo che ha inventato, diciamo, questo modo di parlare che ha funzionato. Basti pensare ai primi video che faceva la tizia o il tizio di turno ASMR, adesso apro TikTok ed è pieno, ok? Oppure quelle che fanno le live NPC, cioè raga, assurdo. Però funzionano anche quelle. Io penso che ci sia il modo per diventare famosi. Poi dipende da che cosa cercate, nel senso, io non sono più per quel tipo di ricerca. Non che lo fossi, perché ho sempre fatto le mie cose condividendole con voi e poi è successo, nel senso, e non è che ho mirato a quello, non ho iniziato e l'ho sempre detto, non ho iniziato dicendo ah voglio diventare famosa. No, anche perché ai tempi era un condividersi e basta, cioè era proprio mettersi lì e parlare davanti alla videocamera con delle persone sconosciute che pian piano diventavano di più e la cosa era tipo da fuori di testa. Adesso è come un'aspettativa. Oggigiorno chi si mette davanti alla videocamera, fotocamera, un telefono, pensano già di porsi in modo professionale, si autosuggestionano e si autofomentano e hanno delle aspettative altissime perché non vedono l'ora di diventare qualcuno, sbagliando, perché poi magari ci riescono e tanti altri invece ne rimangono delusi. Ma perché è sbagliato il principio, perché allo stesso tempo è sbagliato il mondo dei social oggi. Slogan dei social una volta era condividi la tua vita, lo slogan di oggi è prova anche tu a diventare qualcuno. Questa cosa non rientra più nelle mie corde, tant'è che ed è per questo che mi sono distaccata dai social rispetto a come facevo prima, rispetto ai video che postavo prima, a quanto pubblicavo prima e a tante altre cose, tanti altri aspetti che mi hanno reso difficile rapportarmi con la videocamera, perché automaticamente il mondo mi aveva creato delle aspettative, perché non sono più social di quando sono nata io su YouTube, sono i social di oggi, dei giovani. Se non fai la cazzara non funzioni, se sei troppo sciatta non funzioni, diventi trash. Le aziende, i contatti, le collaborazioni, andare agli eventi, postare, far vedere che è l'ultima cosa di moda, far vedere con chi stai uscendo, creare una rete, portare questa rete all'estremizzazione della cosa, includere più personaggi possibili, amarsi ovunque. Cioè questa cosa per me è deleteria, cioè questa cosa per quanto mi riguarda mi distrugge.
distrugge. Mi distrugge perché non c'è più passione, ma è solo un punto di arrivo, che sono fondamentalmente i soldi. Il problema nasce da lì. Quindi, dato che nessuno fa niente per niente, non più, mi chiedo qual è il tuo scopo. Quindi ti dico, sì, puoi diventare qualcuno e guadagnare, dipende che cosa sei disposto a fare, perché se vuoi interpretare un personaggio, se vuoi crearlo e interpretarlo bene, potresti arrivare al successo, quindi magari ti devi studiare delle strategie. Tutto questo architettare, manco fossimo i massoni, non fa per me. Io faccio quando ho voglia, se viene apprezzato bene, se non viene apprezzato, amen, sarò una di quelle che rimane indietro, però almeno sono contenta in quello che faccio, non ho pressioni esterne, non ho pressioni che mi creo io perché il mondo dei social me lo richiede. Il mio fine è più quello forse che lavorare, perché vi dirò di più di questo piccolo aneddoto carino. Mi pesa tantissimo aver fatto di questa mia passione un lavoro, ma perché obbligatoriamente l'ho dovuto fare, dato che quando inizi a guadagnare devi aprire partita IVA. Mi ha distrutto perché da lì è cambiato tutto il mio mondo. Per quanto sia bello fare della propria passione un lavoro, c'è anche da mettere in conto che quella passione dovrà per forza crescere e avere un progetto e un obiettivo molto più grande di quello di nascita iniziale, perché ovviamente tutto muta. Se diventa un guadagno, ci deve essere un progetto a lungo termine. Io non sono brava nei progetti a lungo termine perché non so manco cosa mangerò domani. Preferisco concentrarmi sulla vita giorno per giorno. Ho delle ambizioni mie personali che non riguardano il lato monetario, anzi questo mi porta a perdere, diciamo, quella parte lì della progettualità, quindi non pensare a qualcosa come un dover far soldi, ma cosa vorrei fare, è diverso. Quindi tutto sta nella tua ricerca della felicità, che cosa vuoi dalla vita, tutto è possibile. L'importante è non ritrovarsi poi, insomma, a tenere troppi fili e mandare tutto all'aria, perché poi ci perdi tu, ci perdi anche nel lato psicologico della cosa. Questo è quello che vedo io oggigiorno con i social, ho voluto dirvelo perché magari la Gloria di 10 anni fa vi avrebbe detto, ma sì, fatele, bello condividere. Sì, peccato che oggigiorno non sia più così come prima, perché tutti partono con l'obiettivo di, come la domanda, guadagnare a sufficienza dei soldi. Quindi vi dico, ragazzi, se quelle sono le vostre intenzioni, allora progettate lato monetario, non progettate lato cosa divento, perché tanto se non hai un obiettivo, tipo io voglio condividere informazioni relativi alla terra, tipo Geopop, ok, e progetto una cosa del genere, ma così dal nulla per diventare famosi in qualcosa, aspettatevi di tutto, cioè potete veramente spaziare in tanti ambiti, perché oggigiorno puoi diventare famoso anche facendo una banalissima cosa che però in quel momento diventa virale. Altra domanda è: novità sull'argomento amore? No, non ci sono novità, perché mi sono concentrata sulla mia vita, su me stessa, non ho conosciuto persone, non ho intenzione di conoscere nessuno, perché conoscere qualcuno va a significare provarci e io non ho questo obiettivo, perché mi basto semplicemente io, non mi vedo in questo momento in una relazione, neanche in una conoscenza, perché semplicemente non mi sento pronta ad avviarla da me, cioè se devo andare io a cercarlo perché ne ho bisogno, non mi sento proprio, cioè no, non fa parte di me. Parlando invece del se qualcuno dovesse interessarsi, non lo so, perché fino adesso nessuno si è mai interessato, anche perché non ci sono state occasioni che mi hanno portato a conoscere persone nuove. Quindi diciamo che quando stai tanto da sola inizi veramente ad apprezzare la tua routine e condividerla con qualcuno, al di là delle amicizie, al di là delle idee dei familiari, doversi rimettere in gioco, ma nel senso dover raccontare tutto della tua vita, capire che tipo di carattere ha l'altra persona, farsi conoscere, trovare del tempo per quella persona, non è ancora, cioè non me lo sento ancora mio questa esigenza, non è un'esigenza, non è un bisogno. Ovvio, poi raga, guardo anche io i K-drama, cioè di cosa stiamo parlando, quello è un amore platonico, però vi giuro, conoscendo le relazioni, avendo avuto a che fare con le persone, voglio farne a meno, nel senso che non capitano, non le cerco, va bene così. Il prossimo step è farmi impiantare il Neuralink e diventare un robot. Altra domanda: come stai? Com'è evoluta la tua vita? Sembri serena. Come ho detto inizio video, intanto grazie per le domande, ragazzi. Sto bene, cerco di prendere le cose meno seriamente del solito, perché sono molto catastrofica quando mi capitano i periodi noie. Sto cercando di tenere duro e di non vedermi solo nel mio avatar, ma di uscire fuori e dire ok, non prendiamola come al solito, capitano a tutti, la vita è questo, buongiorno.
giorno e cerco di distaccarmi un po', ok? Di dissociarmi dai problemi per riuscire a vivere serena senza far sì che i problemi diventano gloria. Ma gloria è una cosa e le vicissitudini della vita sono altro, belle e brutte. Quindi sono sempre presente, sono sempre qui, ma sono anche lì. Forse anche per quello che sono un po' più tranquilla. Ho meno voglia di apparire, questo sì, l'avrete notato sia dai video sia dalle foto, ho meno voglia di apparire perché non sento più l'esigenza di apparire. Questa cosa mi fa smattare perché io sono innamorata della bellezza, sono un'esteta, cioè mi piace veramente tanto giocare anche con la videocamera, fare le foto, la bellezza in ogni cosa, anche l'arte proprio, no? Trasmettere qualcosa anche attraverso dei miei video o fare dei mini corti, cioè è una cosa che mi appassiona molto, ma allo stesso tempo c'è una voce dentro di me che dice nah, non ne hai l'esigenza veramente, perché? Quindi questa parte è un po' negativa perché so che fa parte di me il condividere e il creare, però si vede che l'ho fatto per tanto tempo, talmente tanto tempo, che è come se mi fossi, è come se fossi stata un narciso negli anni passati, no? Sempre a guardarmi allo specchio, sempre fare i video dove posavo, sempre a fare le foto, a pensare sempre al viso, alla bellezza, all'apparenza. È come se fossi uscita fuori da quel narciso e dentro di me fosse scattato il non ne hai più bisogno. Beh, voglio fare altro, capito? E quindi non mi ci metto più come prima, mi appassionano altre cose che la mia faccia, mettiamola così. Mi manca, perché mi manca, forse quello, come ho detto prima, forse quello è un po' un lato negativo, perché comunque è una parte di me, ok? Però ci sto lavorando adesso, piano piano, io ho bisogno di calma, senza pressioni, me le devo dire io le cose, quindi rispondo anche al come mai fai pochi video su YouTube. L'altra domanda era questa, quindi mi attacco a questa domanda anche. Hai dei capelli favolosi, torneresti mai turchese? No, però ho fatto i capelli a mia nipote e alla mia amica Martina. Ad entrambe ho fatto una schiaritura, a Martina la parte dietro e a mia nipote Isabella le due ciocche davanti. Gliele ho decolorate, sono stata molto brava. E poi dopo li ho colorati con l'Arctic Fox, i colori che avevo io che non uso più, quindi li ho usati per loro. Io ho fatto entrambe, gli ho fatto il verde, il turchese, il lilla, il verde fluo. Ho sperimentato su di loro, quindi questo mi va più che bene. Per quanto riguarda me, i capelli invece sono così. Sto facendo la tinta L'Oreal Excellence, quella che comprate al supermercato. Vi metto poi il numero della tinta, la foto. È un color rame classico e mi sta piacendo tanto. Devo dire che mi piace sia come sta col mio incarnato che con questa frangia, capelli, taglio. Mi piace, per adesso sto bene così. Non sento l'esigenza dei colori pazzi, anche perché vorrebbe dire stare a decolorare, ad essere troppo schiava di troppi cambiamenti ogni mese, cioè me lo faccio meglio, capito? E l'altra domanda mi ha fatto molto molto sorridere, perché mi avete scritto: quando vai in Corea ci vanno tutti, ma raccontato da te sarebbe tutta un'altra cosa. Grazie. Non penso di andarci, non ho dentro di me la progettazione dei viaggi, come ho detto prima mi sto concentrando ad altre cose, su altre cose, ho altre cose da fare, per adesso i viaggi abbiamo accantonato questa cosa. Non so se vi sentite anche voi così, per come stanno andando le cose nel mondo da diverso tempo, diciamo anche post-covid, qua apro un discorsone, diciamo che mi sono sentita molto molto più spenta, motivata come prima a viaggiare. Mi sembra una cosa veramente tanto tanto distante da me adesso l'intraprendere un viaggio, ok? Con YouTube ho sperimentato il mondo per quanto mi riguarda, perché sì, non sono stata in posti, cioè non sono stata in tutto il mondo, però per me, che non pensavo mi potesse mai capitare l'opportunità di vedere il mondo, e sapete benissimo quanto io sia stata felice di averlo visto, di aver visto alcune delle città più belle, diciamo, dell'Europa e anche dell'America, quindi sono molto molto contenta di questo. Ma è passato talmente tanto tempo, come se fossi tornata indietro, quindi se oggi giorno mi dovessero dire ah Gloria c'è un evento, andiamo in Corea, ok, per dire, perché la Corea è stata appena menzionata, sicuramente reagirei con l'ansia. Questa è la comfort zone, poi una volta che prendo, faccio, disfo, sono contenta e mi dico ah che stupida, è venuto pure per niente. Sono passati 30 minuti, anche se vedrete questo video tagliato, andrei a lavarmi i capelli. Queste erano le domande che ho ricevuto in quest'ultimo box delle domande, poi se ne avete altre vi aspetto anche qua nei commenti per magari fare un altro video, rispondere ad altre domande. Spero intanto di avervi tenuto compagnia, come sempre lasciate un pollice in su, mi piace, per farmi sapere che vi è piaciuto. Noi ci vediamo prossimamente con un video esplicativo di un argomento. Non vi dico nient'altro. Poi ovviamente se avete richieste di altri video, anche qui sotto scrivetemi cosa volete di più. Stavo pensando anche ai vlog, perché sono super richiesti. Preferireste che i vlog si lenti?
quindi muti con la musichetta stile coreani e ci metto un po' di più a farli, o quelli chiacchierati che sono molto più eco-friendly, smarzy, un po' così, ok, alla buona. Quindi mani sulla tastiera e fatemi sapere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!